non è là, la vita non è qua, né là, né qua, ma Pugliese dal Forum Italiano di Diritti per l'Acqua, della Giunta regionale, testo di legge sul quale c'è un impegno nei primi 100 giorni della nuova legislatura a tradurlo effettivamente in legge. E guardate, quel testo di legge parla di ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese nel senso di sua trasformazione da SPA a totale capitale pubblico in ente di diritto pubblico. È il primo esempio dopo 10 anni di questa parte della possibilità appunto di una ripubblicizzazione superando l'assetto delle SPA. E questa è una battaglia che si può fare. Si può fare a partire dalla modifica degli statuti, andare nell'assemblea degli ATO e decidere sulla base del fatto che il servizio idrico è privo di rilevanza economica, conquistarsi la maggioranza dei voti in quel lato e decidere che, come dite, di trasformare le SPA in aziende speciali. Si può fare. E io penso, assieme al Forum, che appunto il coordinamento degli enti locali deve stare appunto dentro la grande battaglia generale, ma deve anche provare ad assumersi l'onere e l'onore di coordinare le tante vertenze e battaglie territoriali per la ricompensazione. Ovviamente si può fare. Si può fare anche se gli altri non stanno fermi. Perché dicevo che siamo cresciuti, che sulla nostra forza se ne accorge anche chi ha tutt'altra condizione. Qua veniva solo accennato. Io penso che dovremmo farci una certa attenzione. Proprio ieri è passato alla Camera il decreto legge, quello Calderoni, quello sull'intervento sugli enti locali, per intenderci interviene sul numero dei consiglieri comunali e circoscrizioni, dentro il dibattito in commissione hanno infilato un emendamento approvato, in base al quale entro un anno si aboliscono gli ATO e si dice che le regioni decideranno loro, su base di legge regionale, a chi attribuire le funzioni svolte dall'ATO. Ora, tutti sappiamo come funzionano gli ATO. Però, se si tolgono anche gli ATO e le assemblee dei sindaci, e magari si dice che quelle funzioni lì le fanno direttamente le regioni o le province, lasciatemi dire così, con un po' del famoso pensiero malizioso di quello che forse sbaglia, ma, come dire, ma forse ci azzecca anche di più. Beh, io ho trovato, forse perché pensavo a questo nostro appuntamento di oggi, ho detto, boh, quale grande tempestività, il giorno prima in cui gli enti locali, i sindaci costituiscono il coordinamento nazionale, si dice, beh, sapete cosa c'è? Che entro un anno facciamo sparire anche l'assemblea dei sindaci di là. Forse perché qualcuno si sta accorgendo che quelle sedi lì, come dire, per quanto imperfette, però lì dentro qualche discussione viene fuori. Non so, che per esempio è successo, per esempio a Cremona, non più tardi di una settimana fa, dove è stato tentato un blitz, chiamo blitz perché una settimana il presidente della provincia ha convocato l'assemblea dell'ATO per far approvare la gara per la privatizzazione e poi come c'è stata la reazione dei nostri comitati, del forum, e lì c'è stata l'assemblea degli ATO e udite dite improvvisamente, in modo anche non del tutto previsto, metà dei sindaci hanno detto che non erano d'accordo e si è bloccata la privatizzazione. Forse appunto qualcuno teme che ci siano troppo soggetti che prendono la parola in questo paese, che lo fanno le associazioni, i soggetti, i movimenti, che lo facciate anche voi. Per questo, sul serio, questa nostra è anche una grande battaglia per la democrazia. Questa nostra è una battaglia per affermare che l'acqua è un bene comune, è una battaglia a difesa di tutti i beni comuni, ma è anche una grande battaglia per la democrazia. Proprio per questo io penso che abbiamo tutte le ragioni per continuare a dare e io penso anche per riuscire a vincere. Grazie. Un tipo tecnico. Ovviamente questo nostro coordinamento ha già approvato uno statuto che tutti conosciamo e conoscete, discusso ed approvato nell'Assemblea di Palermo dello scorso anno. Ora è necessario che questo statuto venga in qualche modo formalizzato con una
vera, diciamo così, approvazione, un passaggio notarile. Per far questo è necessario presentare ovviamente una documentazione, ma soprattutto è necessario che ci siano dei soci fondatori. Ora, oggi, diciamo così, è il momento in cui noi chiediamo ufficialmente a quei comuni, a quei sindaci che intendono essere soci fondatori dell'ordinamento nazionale enti locali per l'acqua pubblica di diciamo, farsi avanti affinché possiamo inviare il materiale, gli atti deliberativi, la documentazione necessaria per fare in modo che possa essere formalizzata di fronte al notaio l'assemblea, il coordinamento in questione. L'obiettivo sarebbe quello di fare in modo che possa essere formalizzata la mattina del 20 marzo in occasione della manifestazione nazionale. Ecco, soltanto questo, perché dirlo alla fine probabilmente rischierebbe di essere ascoltato pochi, dirlo ora invece c'è una parte dell'assemblea che può essere messa a conoscenza di questa opportunità. Ecco, credo che sia bene che ci sia un gruppo di comuni che possa essere, diciamo, che possa fare da soci fondatori. Ovviamente poi si apre l'adesione a tutti gli enti locali che intendano farlo, e soprattutto dopo questo sarà necessario anche nominare le cariche così come previsto dallo statuto.